Ci credete che il video di oggi è il 50° video del canale e che Sam's Travel Vlog è partito più di 5 mesi fa? Cavolo, come passa il tempo! Ciao a tutti viaggiatori, bentornati su Sam's Travel Vlog. Oggi per una nuova puntata di Sam negli Stati Uniti vi voglio parlare di un altro museo di New York, ma non è un museo comune. Anzi, è forse il museo più stravagante e più bello che io abbia mai visto. Infatti oggi vi parlo dell'Intrepid Air, Space and Sea Museum. Perché quello del quale tratto oggi è un museo molto particolare? Perché è totalmente un museo non convenzionale. Non è un edificio innanzitutto perché è situato, pensate, dentro a una portaerei, la USS Intrepid, ed è un museo che spazia incredibilmente su un sacco di cose. Infatti non è solo la portaerei USS Intrepid, ma c'è anche un sottomarino della US Navy, un Concorde della British Airways e addirittura lo Space Shuttle Enterprise. E oggi andiamo a vedere questo incredibile museo. Quando noi siamo arrivati a visitare l'Intrepid, la prima tappa è stato lo USS Growler, un sottomarino per i missili cruises che è stato nel servizio della US Navy dal 1958 fino al 64. La nostra guida ci ha accompagnato per circa mezz'oretta, 40 minuti all'interno del sottomarino. Abbiamo fatto un tour spettacolare. Stare all'interno di un sottomarino è una cosa che non avrei mai pensato fosse così interessante da vedere, così bella, davvero una sensazione fantastica. Finito il tour del sottomarino, siamo usciti. Io vi ricordo che, se non lo sapete ovviamente, la USS Intrepid è ancorata sul fiume Hudson, quindi è in una posizione strategica in quanto ci sono delle viste spettacolari anche su Midtown Manhattan. Prima di salire sull'Intrepid però siamo andati a vedere il Concorde della British Airways. Anche lì è incredibilmente strano, particolare, non lo so, vedere comunque un aereo che ha fatto la storia, perché qua parliamo del primo aereo supersonico che sia mai stato creato, così da vicino è spettacolare. Noi purtroppo all'interno del Concorde non siamo entrati perché il nostro biglietto non prevedeva il tour, bisognava pagare un biglietto extra che costava anche abbastanza caro e sinceramente per vedere un aereo dentro, che sono in fondo solo posti a sedere, diciamo che abbiamo deciso anche di fare a meno, perché il bello comunque è vederlo da fuori, poi puoi passarci sotto, è davvero stupendo.
stupendo. Infatti poi sotto il Concorde ci siamo anche un attimo rilassati, abbiamo bevuto una limonata e così via. Oltretutto ho notato che proprio lì in parte al Concorde c'è anche un monumento dedicato all'11 settembre, fatto con un pezzo recuperato ovviamente da Ground Zero delle amate Torri Gemelle. Sappiate che se andate a New York o comunque anche in giro per il mondo, di questi monumenti fatti con pezzi autentici delle Torri Gemelle ce ne sono parecchi. Finito di riposare un attimo, siamo saliti sull'Intrepid. La USS Intrepid è davvero immensa e ciò che ha da offrire al museo sono davvero tantissimi oggetti, reperti e così via, quindi non ve li descriverò tutti, lascio che siano le immagini a parlare, sennò questo video dura 30 minuti. Appena saliti a bordo della portaerei si vede anche un grandissimo modellino in scala 1:40 se non sbaglio, fatto con i Lego dell'appunto USS Intrepid. Finito il giro all'interno degli hangar della portaerei, siamo saliti sul flight deck, dove abbiamo visto tutti i velivoli in esposizione.
Sorpreso non poco, c'è anche una delle nostre frecce tricolori italiane. Finito di vedere tutti gli aerei in esposizione, seppur ci fosse da pagare un biglietto extra come con il Concorde, che in questo caso mi sembra fossero 6 dollari a testa se non sbaglio, però abbiamo deciso di spenderli perché volevamo assolutamente entrare nello Space Shuttle Pavilion per vedere lo Shuttle Enterprise. Anche qui è un qualcosa che hai visto sempre solo nei documentari, nei film. Cioè, chi a questo mondo non conosce lo Space Shuttle? E vederlo da vicino è qualcosa di incredibile. A parte che è immenso, perché è davvero grandissimo. Però è davvero spettacolare vedere una cosa così da vicino che sai che ha portato degli umani nello spazio e sono anche tornati indietro. So che sono il tipo che gli piace sempre tutto, ma ragazzi, queste cose qua sono davvero spettacolari. Poi nello Space Shuttle Pavilion, oltre ovviamente alla mostra sullo Space Shuttle, c'era anche una piccola mostra sui 25 anni del celebre telescopio Hubble, che è uno dei telescopi, penso forse il più grande del mondo, non lo so sinceramente.
Poi, per concludere la nostra visita, siamo saliti sul ponte di comando dell'Intrepid. Visita della porta aerei, che qui è molto ristretta perché un video non può venire lungo 3 ore, però veramente penso che siamo stati dentro 2 ore e mezza, forse anche di più onestamente. È veramente grandissimo come museo ed è spettacolare. E finita la visita abbiamo lasciato il museo. Museo che vi consiglio di visitare se andate a New York? Sì, assolutamente, ragazzi, non potete perdervi la USS Intrepid e tutto quello che ha da offrire. Perché vi garantisco che anche se non siete tanto interessati al tema, come non lo ero io onestamente, però vi coinvolge. Lo chiamano museo, ma non è un museo, non è noioso, non è dispersivo, non è comune, è forse il museo più bello che io abbia mai visto. Quindi, se andate a New York, andateci assolutamente. E adesso parliamo un po', come faccio con tutte le attrazioni che trattiamo, dei costi, dei tempi di visita. Come vi ho già detto, il tempo di visita secondo me sono 2-3 ore, però veramente non è pesante la visita, volano via come niente, anche perché puoi uscire dall'Intrepid, puoi andare a vedere il Concorde, il sottomarino Growler, dopo puoi andare allo Space Shuttle, comunque te la gestisci tu la visita. E ora parliamo un po' dei prezzi. Il costo del biglietto è $33 per gli adulti, $31 per gli anziani over 65 e $24 per i bambini fino a 12 anni. Ora, io sono andato 2 anni fa, quindi nel frattempo le cose sono un po' cambiate. I biglietti di adesso, oltre all'entrata al sottomarino Growler, includono anche l'entrata allo Space Shuttle Pavilion, quindi è già incluso. Invece quando sono andato io, quello era un biglietto a parte, ma guardate, sono soldi spesi benissimo, non ce ne siamo assolutamente pentiti. Per quanto riguarda il Concorde, invece, se volete vederlo da fuori, non dovete pagare assolutamente niente. Se invece volete entrare a visitarlo, ci sono vari tour tra i quali potete scegliere, e quello base mi sembra sono $20 a testa, tranne bambini fino a 12 anni over 65 che pagano $15. Dopo, se stessi qua a elencarvi tutti i prezzi, facciamo notte, quindi io vi lascio comunque in descrizione il link al sito della USS Intrepid, così potete andare a vedere meglio tutti i tipi di tour che organizzano, i tour VIP, quelli privati, tutto quello che potete chiedere lo trovate lì. Bene, questo era il video, spero vi sia piaciuto. Io lo ripeto ancora una volta, però davvero è un museo che mi è piaciuto da morire. Se tornassi a New York, anzi, quando tornerò a New York, sarà una delle prime cose che andrò a rivedere. Perché, ragazzi, diciamocelo, se non a New York, dov'è che ti capita in un solo posto di visitare una porta aerei, un sottomarino, un Concorde e lo Space Shuttle? Ragazzi, se andate a New York, Intrepid Air, Space and Sea Museum, assolutamente da non perdere. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se il video vi è piaciuto, anzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo sui social e fatelo vedere ai vostri amici. Per il resto, io vi ringrazio come sempre e noi ci vediamo sabato prossimo alle 14 con un nuovo video qui sul canale. Passate una buona domenica e una buona settimana. Ciao! Spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche premendo sulla campanella qui sotto. Seguite Sam's Travel Vlog anche su Facebook, Instagram e Twitter. Per il resto, se vi va, potete seguire anche me ai miei profili personali. È tutto completamente a vostro rischio, trovate gli ad qui a lato e tutti i link in descrizione.